Ma trovati l'uova puntata di Prodi, scusa, ma perché stai riprendendo? Devi riprendere me, sono io che sto facendo il lancio. Ok, devi venire verso di me perché sto facendo io il lancio di Prodi, siamo a Cagliari, parleremo ancora di questa bellissima città, ne parleremo con Antonio Lai, la concorrenza spietata. Oh, è bello il vostro programma, eh. Grazie, grazie, guarda, è un complimento che accetto volentieri, anche perché è un periodo in cui le cose stanno andando veramente bene. Titolo della trasmissione? La rassegna stramba, sì. È il telegiornale satirico, il primo telegiornale satirico a livello locale, se non in Sardegna, in Italia, se non in Italia, negli Stati Uniti. Ci fermiamo, c'è la sigla, a fra poco. Trovati di Prodie a parlare di Cagliari, ne parliamo con l'amico Antonio Lai, col quale devo dire si è instaurata veramente una simpatia, credo reciproca. Assolutamente. Ho detto credo. No, assolutamente, sei certo e ne sono certo anch'io. Simpatia reciproca, tra l'altro ho scoperto che siamo anche compatibili a livello comico, insomma ci facciamo la spalla l'uno con l'altro. Urca! Perché tu fai il comico? Beh, insomma, ci provo. Cioè, no, faccio il giornalista creativo. Guarda, allora, noi adesso, giornalista creativo, vedi, sì. Da questo momento stanno partendo delle immagini che partono proprio dallo stadio di Sant'Elia. Sì. Eccole qui. Allora, cosa ti ricorda questo stadio? Mamma mia, se ci penso mi viene da piangere. Una stagione calcistica pazzesca dove il Cagliari ha rischiato la UEFA. Ragazzi, stiamo parlando di un Cagliari che quest'anno ha fatto un grande successo. Ha fatto un grande successo, però ti debbo benevolmente contraddire, non era una stagione calcistica, ma era una stagione umana. È stata la storia della Sardegna a 360 gradi. Non di Cagliari, ma della Sardegna. Perché forse noi che siamo giovinotti non ce lo ricordiamo. Io me lo ricordo ancora. Tu sei anche più grandicello di me, dovresti ricordare. No, non mi parlare di Gigi Riva. Io di quello ti devo parlare. Ma ragazzi, parliamo di Gigi Riva. Il corriere che arrivava. Ricky Albertosi. Guarda, fai così. Senti, facciamo così. Ricky Albertosi? Sì. Vogliamo Ricky Albertosi? Allora facciamo così, lanciamo Ricky Albertosi che parla proprio di quei tempi. Quindi Ricky Albertosi e poi ancora qui da Cagliari insieme a Antonio Lai. 78-79 è stato l'anno che ho vinto il campionato con il Milan dopo 10 anni che l'avevo vinto col Cagliari. 68-69, 69-70 e poi l'ho rivinto a Milano. Sono i miei due unici scudetti che ho vinto nella mia lunga carriera calcistica. Sono arrivato secondo parecchie volte terzo quando ero alla Fiorentina, però le più grandi soddisfazioni le ho avute col Cagliari prima e poi col Milan dopo. Ma sai, del calcio di quei tempi purtroppo ormai sono tempi passati e si vive solo di ricordi. Il calcio di oggi non mi piace assolutamente, io credo che oggi il calciatore non si diverta più. Una volta noi giocavamo e giocavamo anche divertendosi, guadagnavamo certamente, però non in confronto a quello che guadagnano oggi, sono bazzecole quello che guadagnavamo noi. Infatti non ci sono più le famose bandiere del Cagliari, il Riva del Cagliari, il Rivera del Milan, il Mazzola dell'Inter, che facevano anni e anni e anni con la solita squadra. Oggi uno appena fa un buon campionato, anche se ha 4-5 anni di contratto ancora, o gli dai più soldi o altrimenti vuole andare via. E questo non è più calcio, questo è business e basta. Io sono stato legato alla Fiorentina per 10 anni, e 10 anni poi sono stato a Cagliari altri 7 anni e poi ho fatto 7 anni al Milan. Io ho cambiato nella mia lunga carriera calcistica, ho cambiato solo 3 squadre, a parte che probabilmente
allora non c'era lo svincolo e tu eri proprietario, il tuo cartellino era proprietario alla società, la società poteva fare e disfare di te, forse era anche troppo esagerato allora come è troppo esagerato adesso. E questo era un piccolo... meraviglioso, struggente, Albertosi. Ti sei emozionato? Assolutamente, ma perché è una storia dalla quale il carattere dei cagliaritani soprattutto, ma di tutti i sardi, non possiamo staccarci. Però, cosa è successo? Lo scudetto in Sardegna ha portato alla ribalta un popolo che di persone, perché diciamocelo in faccia, ragazzi, siamo sassaresi, siamo cagliaritani, siamo oristanesi, siamo nuoresi, Susegno de Sagrusci, siamo tutti timidi, diciamoci la sincera verità, tranne qualcuno tipo Paul Destanti che una vaccinculo terribile, però il discorso è così, siamo timidi. Questo sprint che ci ha dato la nostra squadra negli anni 70 ci ha riportato ad una ribalta internazionale. Non dimenticatevi che la nazionale italiana di calcio del Messico, ti ricordi il Messico 70, era composta dal Cagliari, tolto Rivera, tolto chi c'era, Burnic, e tolto Mazzola, tutti gli altri erano del Cagliari. Tutti i cagliaritani, certo. Quindi abbiamo vinto lo scudetto più importante della storia del calcio, abbiamo giocato la partita più importante della storia. Mi stai emozionando. È così, queste sono le caratteristiche che io salverei di Cagliari. Poi, tra l'altro, io so, visto che siamo qua a Cagliari, sì? No? Vedi le immagini, guarda, sì, che belle queste immagini della città. Questa è la mia città, mi ha dato so i natali. So che sai tante cose su questa città. Ci sono delle cose che la gente ha dimenticato, allora si fa tanto parlare di sardità, ragazzi. Di cagliaritanità ci sono molti che spendono parole intorno al folklore, però ricordiamoci anche delle cose che hanno uno spessore culturale dal quale non si può scappare. Ecco, per esempio, voglio fare due nomi. Molti si sono dimenticati che Vittorio De Sica, sino all'età di 12 anni, ha abitato qua a Cagliari perché era figlio del direttore del carcere militare. Il figlio del direttore del carcere militare che era cagliaritano, quindi Vittorio De Sica, il più grande regista neorealista di tutti i tempi, era vissuto sino all'età di 12 anni qua a Cagliari. Nessuno lo ricorda più. Vittorio di Secca dei Radi di Biciclette. Un altro nome. Ponai, giusto? Ponai, 10. Vi ricordate chi era? Fred Buscaglione. Il grande cantante, Fred Buscaglione. Bravo. Eri piccola. Così. Capito? Spara. Spara. Bravo, la carriera di Fred Buscaglione è nata qua, ragazzi. Fred Buscaglione aveva la sala prova proprio qua sotto, Esmirionis, nel bunker. Perché? Perché lui era in trappola, diciamo, era arrestato dagli americani. Un tenente colonnello americano di colore lo sentì facendo il bebop con la bocca. E gli chiede proprio, ma tu fai, sei musicista? Ha detto, ma tu suoni qualcosa? Sì, qualcosa la suona. Dice 18 strumenti musicali suonava Buscaglione. Era un 18 strumenti musicali. Trova, era un Paul? Era un polistrumentista. Come me, Paul? Era un po' interessante. Quindi Buscaglione aveva una band totalmente cagliaritana, i fratelli Pisano, i due chitarristi meravigliosi, quindi la carriera di Buscaglione è nata qui a Cagliari, nessuno lo ricorda più. Quindi queste qui sono due chicche. Poi abbiamo avuto il grande Amedeo Nazzari, che era proprio cagliaritano, verace. Intanto mentre parliamo, sì, e ti parli di questi personaggi, vedi, sì, stanno scorrendo quelle che sono anche le immagini della città di Cagliari. Lo dico per i nostri telespettatori, ciò che state vedendo non è che per esempio la porta di questo palazzo sia la porta dove Buscaglione, insomma, provava i suoi spettacoli, ma stiamo mandando così proprio delle immagini per far conoscere meglio questa città. Si è passato davanti sicuramente, perché ha vissuto 4 anni qui. Torniamo a noi Cagliari. Allora, si ritorna a parlare della città di Cagliari. Quanti abitanti ha? La città di Cagliari adesso è tornata... Beh sì, sono cose che leggo, la mia professione è quella del giornalista. Adesso è decresciuta come numero di abitanti, come fu in passato, è tornata sui 130.000 abitanti e meno. Perché la gente va fuori. È andata a vivere a Quarto, a Pizzazzerna, in tutti questi nuovi quartieri di esodo, perché le case qua costano un casino di soldi. La prima cosa che si fa quando ci si alza il mattino a Cagliari, qual è? Ah. Per esempio, io la prima cosa che faccio quando rientro a casa a Sassari, sì, è passare in Piazza d'Italia. Mi piace. È vero. Voi cosa fate quando vi alzate il mattino e cosa fate quando
andate a casa, c'è la cosa che vi piace guardare. Personalmente io ho colazione all'antico caffè genovese o da tram, come dicevo prima. Caffettino, lettura del quotidiano, al lavoro, si fa finta di lavorare. Ok, assolutamente, anche perché bisogna guadagnare la pagnotta, la portare a casa. Bravi. Allora, io avevo l'abitudine di visitare invece Piazza Giovanni XXIII in Fonsarda, perché era la mia ambiente infantile, la mia prima infanzia l'ho vissuta lì. È cambiato anche lì, ovviamente non è più la stessa. Per esempio gli alberi che quando io ero bambino erano piccolini come un palo dello stop, adesso sono cipressi enormi, non so che piante siano, non me ne intendo, però sono cose enormi, quindi è cambiata proprio la struttura. Adesso stanno facendo anche la città della musica, tra l'altro è la piazza più grande d'Europa per estensione, lo sai? La piazza della città della musica, Piazza Giovanni XXIII, il teatro, vi dice. Quindi amavo passare lì una mezz'oretta con gli amici dopo il lavoro, un caffettino o altrimenti un Camparuzzo. Io ho vinto il primo Campari 84, 25 in una sera. Io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Io ringrazio te che mi hai dato accoglienza in questa meravigliosa emittente che è Teleregione. Noi ci dobbiamo assolutamente salutare, quindi attenzione, in chiusura, guardate spesso le televisioni locali e regionali perché servono per conoscere meglio la nostra isola, che sembra così, ma da nord a sud, da ovest a est, si passa da una parte all'altra e si cambiano anche i modi di pensare e di vivere, quindi le televisioni nostrane servono per questo. Ecco, volevo arrivare. In chiusura posso fare un saluto e un appello? Assolutamente. Un appello, ragazzi, devo pagare il mutuo di casa. Leggete in sovraimpressione il conto corrente, se fate la cortesia, un euro, non costa niente. Quindi boh, che è il problema? 100, 150 persone, 150 euro al giorno. Mi pago il mutuo, mi compro questa villetta a Cavurerra. Sono a posto. Senti. Di gusto. Sei in mezzo televisivo, Ho capito. Ci sentiamo, prossima puntata di Dietro Die. Senti, possiamo dividere? Sì. Però tu mandali su conto corrente postale. Leggete, mandateci tanti soldi. 9991X2. Ciao a tutti. Die pro die.